All'inizio del secondo tempo ha espulso Furino per un'entrata molto violenta su un avversario, per cui ecco, nel momento in cui c'era bisogno di prendere la decisione importante, questa doveva avvenire puntualmente. Adesso la Roma è in 11 contro 10, avete visto Falcao a fretta di riprendere il gioco, espulso il capitano della Juventus. C'è stato un quarto d'ora finale della partita, 20 minuti finale della partita, dove si poteva cambiare le sorti del campionato. Quindi tutto concentrato in pochissimo tempo e, come ha detto il grande Viola, presidente, in pochi centimetri. Ancora Marocchino. E ancora davanti a sé Maggiora. Le finte dell'ala questa volta non traggono in inganno Maggiora, che libera con l'aiuto di Turone e poi ecco il servizio su Conti. Ricordo che mancava pochissimo alla fine della partita, perché stavamo quanto? Saremmo mancati 10-15 minuti, qualcosa del genere. Ancelotti. Falcao. Di Bartolomei. Se non ricordo male, l'azione parte dalla fascia sinistra della Roma. Io ricordo un lancio, un cross, come si diceva al tempo, di Bruno Conti in mezzo, spizza Pruzzo, se non ricordo male. Conti. E invece di esserci il marcatore su Pruzzo c'era Prandelli, che ovviamente non era bravo a saltare come Pruzzo. Tuttora mi chiedo, ma perché io stavo saltando con Pruzzo? Che ci stava facendo lì? Cercava di intercettare una palla, giustamente. Però io ero più bravo di lui di testa. Non sono stati colpiti.